Allora, inquadriamo oggi il barocco. Già abbiamo cercato nella chiacchierata di ieri di indicare quelli che sono un po' gli elementi della mentalità, della cultura e abbiamo visto i due aspetti fondamentali che sono quelli che abbiamo chiamato un po' della riconquista, no, del consenso da parte della Chiesa, cioè la riforma cattolica o controriforma. E d'altra parte invece la scienza, che sono poi i due pilastri dell'evoluzione della cultura e della sensibilità. Da una parte la riconquista appunto del controllo dell'opinione pubblica e della cultura da parte della Chiesa, naturalmente soffoca gran parte, no, della libertà di pensiero e di espressione, ma specialmente fa venir meno quei principi di equilibrio tra corpo e anima, di edonismo, di tolleranza anche proprio come metodo, no, di discussione filosofica, pensate al discorso del dialogo umanistico, e cerca invece di riportare al centro dell'attenzione il dogma, la dottrina cristiana e anzi cattolica, perché appunto il cattolicesimo si ridefinisce in funzione antiprotestante, antiluterana, e specialmente ritorna una sensibilità che è centrata sull'idea della vanità di tutte le cose, specialmente di tutto ciò che è materiale, fisico, terreno, che viene ricondotta, avevamo visto un frammentino di Montaigne, ad una valutazione assolutamente negativa, no? D'altra parte, invece, la scienza afferma un principio di conoscenza, che è appunto il metodo scientifico con Galileo fondamentale, vale a dire la necessaria, necessario intreccio, il necessario, come dire, contributo congiunto di sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, cioè l'uso, l'esperienza ricavata attraverso i sensi che parte dall'esperimento, che però va valutato, interpretato razionalmente e non ovviamente preso così per quello che è, perché a volte i sensi possono ingannare. Questo principio di metodo poi comporta una vera e propria rivoluzione nella percezione della realtà, dell'universo, del mondo. Avevamo accennato al fatto che appunto viene meno il senso della separazione tra il mondo sublunare e invece il mondo eterno che sta oltre, ma specialmente cade l'idea di un cosmo ordinato, di un cosmo in cui la Terra e quindi l'uomo è il centro, ma riconducibile appunto ad uno schema ben chiaro e preciso. Invece l'idea dell'universo infinito dà un po' una sensazione di abisso, in qualche modo, in cui si perdono i riferimenti, in cui non ci si sa dove collocare. Da qui un senso anche un po' di vertigine psicologica, interiore, un senso di instabilità, perché per esempio, ecco un altro concetto che avevamo accennato, il fatto per esempio che siano crollati, no, questi riferimenti certi, questo schema certo in cui inquadrare tutto il sistema dell'universo, mette anche in evidenza la mutevolezza delle cose. Abbiamo detto non è mutevole soltanto la materia, il mondo sublunare, ma tutto è avvolto in questo alone di provvisorietà e di mutevolezza. E questo senso dell'instabilità anche delle cose e dell'instabilità del nostro conoscere, che è inevitabilmente in evoluzione e non fissato una volta per tutte, se per un verso appunto è il principio base del progresso, dell'evoluzione, per l'altra rompe le certezze, no? Infrange le presunte certezze rassicuranti da cui la conoscenza che si basava sull'autorità indiscussa, da cui la conoscenza trovava
la sua, in qualche modo, i suoi limiti, certamente, ma anche il suo radicamento. In questa situazione, ecco allora alcune figure chiave, no? E alcuni elementi chiave della sensibilità che viene rappresentata nell'arte figurativa, così come nella letteratura. Per esempio il concetto di metamorfosi, no? Di cambiamento, cambia la realtà, cambia il nostro modo di percepire. Si tende a considerare quasi tutto relativo, non più certo, non più sicuro. Così come l'aspetto, per esempio, anche per esempio, che a volte alcuni commentatori fanno riferimento a questo, la realtà, se noi la guardiamo al microscopio, per esempio, o con il cannocchiale, rivela cose che mai avremmo immaginato di poter vedere. Rivela che nel grande, così come nel piccolo, c'è tutto un mondo che sfugge alla nostra percezione sensoriale diretta, ma attraverso la tecnologia, attraverso il cannocchiale, così come attraverso il microscopio, viene in evidenza una realtà misteriosa, una realtà nascosta. Questa dà l'idea anche della illusorietà di quello che immediatamente noi vediamo, no? Dà l'idea che c'è qualcosa dietro, c'è qualcosa di nascosto, c'è qualcosa di misterioso e che i sensi possono ingannarci. Ieri accennavamo al gioco dell'illusione attraverso, nell'arte, attraverso l'artificio del trompe l'œil, no? Nasce un po' da questa stessa sensazione della ingannevolezza dei sensi e della percezione sensibile. Ultima cosa, sempre per questo quadro, magari un po' disordinato, di aspetti della sensibilità e della cultura. Questo discorso dell'illusorietà investe anche l'aspetto esistenziale. Ecco un'altra metafora che già un po' avevamo visto in Tasso, ma che diventa davvero determinante, è la metafora del teatro, della vita come teatro, della vita come qualcosa di illusorio, perché alla fine il teatro mette in scena e ci fa apparire reale ciò che reale non è. E quindi anche la vita dell'uomo comincia ad essere considerata secondo una sensibilità che poi diventerà anche molto moderna, contemporanea, pensate a Pirandello, la vita dell'uomo sembra quasi una parte, no? Sembra nient'altro che un ruolo all'interno di una commedia che sembra la realtà, ma che in realtà è una finzione, in realtà è una illusione. Ecco, sono alcuni spunti chiave che rientrano in questa sensibilità inquieta, che è la sensibilità del Seicento e del Barocco, che nasce proprio dal crollo di quel senso di certezze razionali, armoniche, ordinate, su cui invece si fondava la sensibilità, appunto, il gusto rinascimentale. Ecco, c'è un'immagine che io uso sempre. A partire dal Rinascimento comincia una sorta di pendolo tra fasi della cultura e della civiltà opposte, nel senso di fase prevalentemente razionali, in cui l'ordine, l'armonia, l'equilibrio, la proporzione sono fattori determinanti, e fasi opposte. Le fasi invece che nascono più dall'inquietudine, dalla crisi delle certezze razionali, in cui anche l'arte è più attratta dalle dimensioni più misteriose, più irrazionali, più inquietanti, più irregolari. Ecco, Rinascimento, Barocco. Poi al Barocco subentra invece il razionalismo settecentesco, che ha nell'illuminismo naturalmente il suo vertice. Ma ecco che la razionalità illuministica viene poi soppiantata dal sentimento romantico, dalla percezione cioè di un vulcano in eruzione, che è il sentimento, che non si lascia imbrigliare in regole,
e non si lascia imbrigliare in razionali schemi mentali. Ma a sua volta, dopo l'esplosione, tra virgolette, romantica, ecco ritornare a prevalere un indirizzo invece razionalista, che sarà il positivismo, con tutto ciò che anche nella letteratura ciò comporterà. Ma a sua volta il Novecento, quell'epoca di passaggio tra l'Otto e il Novecento che chiamiamo decadentismo e che inaugura la percezione contemporanea delle cose, nascerà dal crollo delle certezze positivistiche nella ragione e nella scienza. Ecco, comincia proprio questa specie di continua oscillazione tra epoche, diciamo, razionaliste ed epoche irrazionaliste. Ecco che il barocco è, dopo il Rinascimento, una reazione al razionalismo, al senso di armonia, anche al rispetto delle regole, perché appunto, l'abbiamo detto, il Rinascimento ritiene che i classici abbiano già raggiunto una loro perfezione e come tale occorre imitarli, riviverli, perché poi l'imitazione rinascimentale non era una riproduzione esteriore, era un entrare in dialogo con gli autori classici, l'abbiamo visto a partire da Petrarca, Machiavelli, ed era un cercare di riviverne i pensieri, le emozioni e le concezioni del mondo e della vita. Invece il barocco si oppone ad ogni tipo di regola, ad ogni tipo di, come dire, disciplina razionale e mentale. Il barocco è la celebrazione dell'esuberanza, anche proprio come elemento stilistico. Abbiamo detto l'horror vacui, la saturazione decorativa. Ecco, questo è un po', magari un po' disordinato, ma per far capire che cos'è la sensibilità barocca, che si ricava anche proprio dal nome barocco. Il nostro libro non mi pare, almeno non l'ho trovato, non mi pare che spieghi la parola barocco. La parola barocco in realtà non si sa bene da che cosa derivi. Certamente l'uso, come spesso succederà anche per le epoche successive, per le correnti di pensiero e artistiche successive, spesso la definizione deriva da una interpretazione un po' dispregiativa, no? Il termine barocco sembra essere usato più in senso dispregiativo in un primo tempo, anche se poi diventa un termine che definisce senza più nessun tipo di giudizio di valore. E la parola barocca sembra derivare da due etimologie diverse, cioè non si sa quale delle due. Comunque, vedrete, non casualmente accomunate dallo stesso concetto. Perché se deriva dal portoghese, dalla parola barocco, appunto, portoghese, alluderebbe alla perla irregolare, non sferica. Quindi il barocco in portoghese è la perla non regolare, non sferica, bella rotonda, bella lucida, ma con irregolarità. Ma la parola barocco potrebbe anche derivare nel vocabolo che già veniva usato nella filosofia scolastica per indicare un sillogismo difettoso. Allora, o è una perla irregolare o è un sillogismo, sapete, no? Il ragionamento sillogistico, che però ha un difetto, che quindi non è applicato correttamente, uno schema logico non applicato correttamente che quindi ci porta ad una conclusione errata. Comunque sia, che derivi dalla perla o che derivi dal sillogismo, vedete che ciò che accomuna queste due etimologie è l'elemento proprio della irregolarità, del difetto, di ciò che non funziona come dovrebbe o non appare così regolare come dovrebbe. Quindi già il nome con cui questo
movimento della cultura, della sensibilità e dell'arte viene nominato, indica l'eccezionalità, l'irregolarità. E anche, se vogliamo, la devianza rispetto alla regola, il difetto, no? Qualcosa di difettoso e di vizioso. Il barocco, ritornando appunto al nostro libro, per un verso è l'arte, indicano l'arte dell'eccesso, dell'esuberanza, come abbiamo detto, della scenografia. Avevamo anche ricordato come lo scenografico che colpisce gli occhi, che colpisce i sensi, ma che quindi anche colpisce anche emotivamente, era anche una strategia, no? La strategia dei gesuiti, la strategia della Chiesa per colpire anche emotivamente attraverso le grandiose realizzazioni architettoniche, scultoree e pittoriche, colpire la gente, l'osservatore, lo spettatore. Ma per l'altro, quindi, da una parte abbiamo la grandiosità scenografica, dall'altra abbiamo tutti questi aspetti che indicano inquietudine, irregolarità, eccezionalità. Questa è un po', la sensibilità barocca. E la novità del barocco, ovviamente, rispetto all'armonia rinascimentale. Poi ci eravamo soffermati in particolare su un aspetto. Il nostro libro, a pagina 72, indica come caratterizzante del barocco la poetica dell'ingegno e della meraviglia. In particolare si ricorda sempre a questo proposito una frase pronunciata da quel poeta, che è poi il poeta più importante del barocco italiano, tant'è che nelle definizioni usate nella letteratura italiana, nella critica letteraria italiana, il termine di marinismo, cioè l'imitazione di Marino, finisce proprio per identificarsi col barocco. Quindi dire poesia marinista è un po' come dire poesia barocca, perché in Italia Marino è il barocco, no? Rappresenta la poesia barocca. E allora, appunto, una sua frase che si ricorda sempre è del poeta il fin, lo scopo, la meraviglia. Chi non sa far stupir va dalla striglia, cioè si faccia strigliare, no, come i cavalli. Appunto, è lo scopo ultimo dell'arte, quella poetica, ma non solo, stupire, meravigliare. Ma questo stupire e meravigliare, in che senso? Certo, per un verso attraverso la scenografia, attraverso l'imponenza, la grandiosità, ma un altro modo per stupire e meravigliare è, come accennavo alla fine della chiacchierata di ieri, è appunto attraverso l'intellettualismo, attraverso il gioco particolarmente raffinato, particolarmente sottile, anche se vogliamo difficile da comprendere, dell'ingegno. Ecco allora che nel nostro libro ci dice: nel 600, ciò che, quando non ancora si usava il termine barocco, perché è stato usato inizialmente con senso dispregiativo dopo, a posteriori, ecco che vedo che in realtà c'è la schedina che spiega la parola barocco a pagina 72 in una schedina orizzontale in apertura della pagina, ma quando ancora non si usava il termine barocco per definire questo tipo di cultura, un importante intellettuale dell'epoca, che è Emanuele Tesauro, usava il termine di ingegno. I poeti barocchi erano i poeti dell'ingegno, che a sua volta implica perspicacia, come dice il libro, capacità di cogliere l'essenza magari nascosta dei fenomeni della realtà, di ciò che appare, e la versatilità, capacità cioè di scoprire nessi, legami inediti tra i diversi aspetti della realtà. Allora, cogliere l'identità più profonda delle cose
attraverso un'intuizione, no, dell'intelligenza, dell'ingegno particolarmente raffinata, e questa identità delle cose è spesso più velocemente e piacevolmente esprimibile attraverso il collegamento, cogliendo i collegamenti tra oggetti, tra sfere diverse del reale. Ecco allora la metafora. La metafora altro non è che proprio questa operazione di collegamento, in virtù chiaramente di una caratteristica, magari neanche evidente, di una caratteristica che accomuna il collegamento tra due elementi diversi della realtà. Infatti, sempre il nostro testo ci dice: Tesauro, a partire da questo intellettuale importante, Emanuele Tesauro, chiama la sua opera, un suo trattato, cannocchiale aristotelico, che già è quasi un ossimoro, perché il cannocchiale è appunto lo strumento grazie al quale Galileo ha spesso ribaltato la concezione dell'universo di Aristotele. Allora, immaginare un cannocchiale aristotelico è un paradosso, è appunto una dimostrazione di intellettualismo, di ingegno. Collega due cose, il cannocchiale e Aristotele, tra di loro quasi incompatibili. Le dottrine appunto aristoteliche e il cannocchiale, strumento della rivoluzione scientifica. E al centro della riflessione di Emanuele Tesauro c'è proprio il significato della metafora. Il nostro libro, in un'espansione online, ci propone proprio il brano più famoso, che di solito un po' tutti i manuali propongono e che adesso leggiamo. Eccoci pervenuti al più alto colmo, al vertice delle figure ingegnose, cioè delle figure retoriche che esprimono l'ingegno, l'intuizione ingegnosa, a paragone delle quali tutte le altre figure fin qui recitate, di cui abbiamo parlato, perdono il loro pregio, essendo la metafora il più ingegnoso e acuto, il più peregrino e mirabile, il più gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo parto dell'umano intelletto. Allora qui già vediamo anche la tendenza tipicamente barocca all'enfasi, alla ridondanza, all'eccesso, no? Non so se vi ricordate che i Promessi Sposi cominciano non con quel ramo del lago di Como, ma cominciano con quella pagina, l'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, che è l'immaginaria, no? Ricostruzione, ovviamente è frutto dell'invenzione di Manzoni, ma l'immaginaria copiatura della prima pagina del manoscritto seicentesco. E dopo aver scritto una pagina molto metaforica e molto grandiosa, in cui parla dell'universo, parla del re come del sole, eccetera, eccetera, dei satelliti, i ministri come i satelliti, eccetera, eccetera. Dopo questa pagina molto grandiosa e celebrativa, Manzoni dice: uffa, che barba, non se ne può più, non si bisogna, se si vuole raccontare questa storia, bisogna riscriverla, perché l'ampollosità, la ricchezza, la ridondanza e anche proprio la difficoltà della retorica barocca diventa troppo pesante, no? Ecco, già qui lo vediamo, guardate questa infinita serie di aggettivi, tutte in copia quasi di sinonimi. Ingegnoso e acuto è la stessa roba. Peregrino vuol dire strano, quindi mirabile, nel senso qualcosa che suscita stupore. Gioviale e giovevole vuol dire la stessa cosa, piacevole. Vedete anche i giochi di parole, no? Gioviale, giovevole, facondo e fecondo, no? Facondo letteralmente vuol dire, anche qui, retoricamente esuberante, eloquente. Fecondo, sapete anche voi cosa significhi, ed è a sua volta una metafora, dire che la metafora è un fecondo parto
un prodotto dell'intelletto umano. Però al di là di questi giochi, di questi virtuosismi retorici, vedete che la metafora ha tre caratteristiche. Essere appunto ingegnosa e acuta, cioè una manifestazione dell'ingegno, dell'acutezza, lo dicevo anche a proposito del concettismo, no? È l'esaltazione della cerebrale, no? Della capacità un po' cerebrale e cervellotica di cogliere nessi astrusi tra gli elementi del reale. In questo è eccezionale, peregrina, non comune e quindi suscita meraviglia, e in questo sta il piacere. Per questo è piacevole. Ma la piacevolezza qui non è la piacevolezza immediata dei sensi, è il piacere intellettuale di scoprire cosa sta sotto. È il piacere che prova sia l'intellettuale che immagina la metafora, sia il lettore che deve anche lui fare uno sforzo di ingegno per comprenderla. Ingegnosissimo veramente, per il fatto che se l'ingegno consiste nel legare insieme separate, remote nozioni degli argomenti proposti, questo è il compito della metafora e non di alcuna altra figura retorica. Perché? Traendo la mente, non men che la parola, da un genere all'altro, esprime un concetto per mezzo di un altro diverso, trovando in cose dissomiglianti la somiglianza, l'elemento magari nascosto, non evidente, che li collega. Onde conchiude il nostro autore, qui attenzione che Emanuele Tesauro in parte finge, nel senso che forza un po' le cose, di commentare la retorica di Aristotele. Il nostro autore conclude che il fabbricar metafore è fatica di un agilissimo ingegno e essa è tra le figure la più acuta. Per il fatto che le altre quasi grammaticalmente si formano e si fermano alla superficie del vocabolo, ma questa penetra, grazie alla riflessione, e investiga le più astruse nozioni per accopiarle. Deve scendere, no, nella profondità, perché appunto una, ieri scherzando dicevamo tizio è una volpe, tizio è un orso, ma questo è troppo evidente, troppo immediato. Le metafore ben riuscite sono quelle che colgono un aspetto minore, nascosto, e associano in virtù di questo aspetto nascosto un oggetto ad un altro. Quindi è tra tutte la più peregrina per la novità di questo accoppiamento e per questo, come vi dicevo, suscita meraviglia. Qui nasce la meraviglia, mentre che l'animo dell'uditore, sopraffatto dalla novità, dalla stranezza, considera l'acutezza dell'ingegno rappresentante, l'inaspettata immaginata dell'obietto rappresentato. Se la è mirabile, diventa anche piacevole, perché qui sta il piacere. Se il diletto recatoci dalle retoriche figure procede dal desiderio della mente di imparare cose nuove senza fatica, perché, poi lo spiega dopo, proprio con l'esempio dei prati ridono, senza fatica perché l'associazione è immediata. In realtà la fatica ci vuole, perché ci vuole appunto l'ingegno per comprendere il significato della metafora. Però qui si dice senza fatica perché è immediata, è intuitiva, fa appello proprio alla capacità intuitiva, non sta lì a dilungarsi e quindi non è barbosa, perché questa associazione, questo accostamento tra sfere diverse della realtà avviene attraverso un'espressione rapida, veloce, in cui sono un po' bruciate le tappe. Ecco appunto l'espressione che qui usa come esempio dei prati che ridono, che indica proprio il brillare, no? Il verdeggiare brillante dei prati con un uso metaforico del termine che lo associa ad un volto che ride e che appunto
è veloce come espressione. Un conto è dire i prati erano talmente verdi che sembrano, e talmente verdi, luminosi e brillanti, che sembrano il sorriso di una bella ragazza. Questo è più faticoso, nel senso di più pesante. Invece i prati ridono è più immediato, ma richiede ovviamente uno scatto della nostra intuizione e della nostra intelligenza. Ecco allora che, un'altra osservazione che spesso si fa, la metafora non è quindi soltanto, per la sensibilità barocca, una figura retorica, diciamo, decorativa. Diventa in qualche modo uno strumento conoscitivo della realtà. Diventa un modo per cogliere della realtà gli elementi forse più nascosti, più segreti e più misteriosi, e esprimerli attraverso questa straordinaria capacità di accostamento. Ok? Quindi finisce per assumere davvero una funzione conoscitiva, cioè diventa uno strumento per conoscere meglio e in modo magari sorprendente alcuni aspetti misteriosi della realtà. Detto questo, che può concludere, no, questo quadro un po' così, un po' generico, questa mappa un po' generica di concetti, di idee e di elementi, veniamo a esplorare, perché lo potremo fare in modo molto rapido, veniamo appunto a esplorare due generi letterari. Adesso possiamo solo lanciare qualche idea. I due generi letterari di cui ci occuperemo in queste poche lezioni che dedicheremo al barocco sono principalmente, anzi sono tre, non due, sono tre. Sono la poesia lirica, la poesia epica, cioè i poemi, e il teatro. Il teatro che diventa centrale, diventa importante anche in virtù di quell'idea che vi ho detto. Il teatro diventa una, a sua volta una metafora della vita. Teatro come metafora della vita, dell'illusorietà, un po' tutta apparenza della nostra vita, che non è reale ma è una parte che chissà quale destino ci ha assegnato da interpretare. Ecco, questi sono i generi su cui cercheremo di dire alcune cose. In due di essi, lirica e poema, per quel che riguarda ovviamente l'Italia, al centro troviamo Giovan Battista Marino, poeta nato a Napoli nel 1569, trovate questo piccolo ritratto a pagina 73, autore principalmente di tre raccolte poetiche, liriche, di cui ci occuperemo, penso, martedì, ma specialmente di un poema epico che lui stesso definisce epico sì, ma non eroico, che è l'Adone, dedicato a questo personaggio appunto di Adone, che è un giovinetto, un bellissimo giovane, di cui Venere si innamora per, in qualche modo, una vendetta di amore del figlio di Venere, amore che ferisce, no, con le sue frecce anche la madre, in modo tale che la madre possa essere appunto tormentata dall'amore per questo giovinetto Adone. Ecco, diciamo ancora due cose. Il personaggio di Marino, al di là di questa, delle sue opere, no, letterarie, il personaggio di Marino è già di per sé, ecco, un personaggio particolare, bizzarro, e già di per sé molto barocco. È un personaggio che visse esperienze le più diverse, guardate appunto il libro. Sicuramente fu un personaggio, come poi farà D'Annunzio, per esempio, nel primo Novecento, sempre votato un po' allo splendore, al successo, no? E questo gli costava anche a volte rivalità e tensioni. Allora noi lo troviamo prima a Napoli, poi lo troviamo a Roma, presso la corte papale,
poi a Torino presso i Savoia, da cui viene onorato, qui il libro ci ricorda che viene nominato cavaliere, ma la cosa suscita rivalità con un altro poeta di corte, questo Gaspare Murtola, da lui insultato in un'opera satirica, insultato e offeso, il quale si vendicò di lui prendendolo a colpi di pistola. In realtà Marino rimase illeso. Mi viene sempre in mente, quando racconto questa cosa, un altro personaggio, non a caso contemporaneo, del 600, con una vita estremamente avventurosa, che fu Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, no? Il poeta, anche lui, addirittura protagonista di, anche di un delitto, no? E di questioni grosse. Il poeta poi verrà accolto a Parigi, dopo un contrasto, no, con il duca di Savoia, che addirittura lo imprigiona, trova il massimo della sua celebrità, accolto a Parigi alla corte di Maria de' Medici, discendente dai nostri famosi amici Medici, reggente per Luigi XIII, ancora ragazzino. E qui il nostro Marino ha la sua piena consacrazione. E proprio al giovane Luigi XIII è dedicato il poema del Adone, tra l'altro con una celebrazione nel proemio: tu che sei bello più di Adone stesso, no? Adone che per la mitologia è proprio il massimo della bellezza che un giovane possa raggiungere. L'Adone è del 23, dopo il quale ritorna in Italia, ormai certamente sia per la sua vita sia specialmente per la sua opera osteggiato dalla Chiesa, ma celebrato un po' negli ambienti intellettuali. Ma che cos'è l'Adone? Adesso faccio solo in tempo a dire proprio una parola veloce veloce. Voi avete nella schedina azzurra il riassunto, la trama, pagina 75, ma in realtà è quasi un poema senza trama, perché riesce in, mi sembra, 40.000 versi, perché è immenso, è grandissimo, è più lungo dell'Orlando Furioso, in 40.000 versi riesce a intrecciare storie, però attenzione, non con, nel criterio dell'Orlando Furioso, del, vi ricordate, l'entrelacement, sono dell'intreccio, no? Quasi inestricabile di una storia nell'altra. No, qui si tratta proprio di continue digressioni, descrizioni, narrazioni tra parentesi rispetto alle vicende centrali, oppure anche celebrazioni, disquisizioni quasi anche dottrinali, filosofiche, che disperdono completamente la coerenza narrativa, interrompono continuamente. Alla fine un piccolo racconto, perché la fonte è Ovidio, il solito repertorio di racconti mitologici che appunto sono le Metamorfosi di Ovidio, un brevissimo racconto di Ovidio diventa l'argomento di 40.000 versi di un poema di 20 canti immenso. Immenso e quasi illeggibile, proprio per questa infinita serie di digressioni e di interruzioni. Ma già, ecco, questo aspetto con cui per adesso mi fermo, già questo aspetto ci dice che l'Adone è la punta estrema, ma diciamo anche il disfacimento del genere del poema eroico, del poema, scusate, epico. Non eroico perché Adone non ha nulla di eroico, le Dumas Belfier, è solo un gran bel ragazzo che viene educato al piacere, alla fortuna di essere educato al piacere direttamente da Venere, attraverso un percorso, diciamo, proprio di educazione ai sensi. Una delle scene più importanti è proprio l'esplorazione del giardino dei sensi, in cui è a sua volta costituito da 5 torri con 5 giardini per ciascuno dei 5 sensi. Naturalmente il senso più alto è quello del tatto,
dopo il quale, dopo aver esplorato le capacità del senso del tatto, Venere e Adone si congiungono in amore. Ma cominciano le disavventure, perché questo provoca l'ira, l'invidia di Marte, amante ufficiale di Venere, che scatena una serie di vicissitudini che porteranno i due innanzitutto a separarsi, poi si ricongiungeranno, ma sempre per un'insidia di Marte, il nostro Adone rimarrà vittima di un cinghiale. E per adesso concludo così, è divertentissima, quindi almeno in un modo o nell'altro cercherò di raccontarvela. Divertentissima è l'ultimissima scena, una sorta di processo al cinghiale che si giustifica dicendo: e che cosa posso farci io se mi sono innamorato anch'io di quel bellissimo ragazzo? Solo che cercando di dargli un bacio con le mie zanne l'ho ferito mortalmente. E quindi Venere sarà clemente anche nei confronti del povero cinghiale innamorato e non lo punirà. Questo è la storia, ma chiaramente non è la storia dell'Adone che importa. C'è proprio innanzitutto la dissoluzione del poema e poi tutto un discorso che riguarda questa educazione al piacere, che diventa un po' il messaggio principale di tutto il poema, di cui cercheremo di occuparci. Non so se lo farò separatamente attraverso una registrazione di approfondimento veloce, oppure attraverso una parte della lezione di martedì. Ci penserò su e poi ve lo saprò dire. Intanto,